Allora, grazie Presidente, ringraziamento al Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri comunali per il lavoro comune che abbiamo condiviso in questi 14 mesi di amministrazione della nostra città. L'idea di questa seduta monotematica, che è stata anche condivisa con tanti consiglieri comunali, era quella di fare un primo bilancio della nostra attività amministrativa, in modo da evidenziare quelli che potevano essere i punti di forza e di debolezza rispetto al progetto amministrativo che noi avevamo messo in campo e poter in questo modo indirizzare le attività che sono già state previste e si stanno realizzando per il secondo anno di mandato. Ovviamente qualsiasi considerazione noi facciamo deve partire necessariamente da quella che è la situazione di partenza rispetto alla quale noi ci siamo trovati. All'insediamento dell'amministrazione, la situazione economica del comune era praticamente in dissesto. Le condizioni finanziarie vedevano quasi 5 miliardi di esposizione, con 2,2 miliardi di disavanzo e 2,8 miliardi di debito finanziario, il più grande debito pro capite di tutta Italia, cioè non c'era nessun comune che aveva e che ancora oggi ha la situazione di debito che ha il comune di Napoli. Questo ha determinato una sostanziale paralisi negli ultimi anni dell'attività amministrativa, con un conseguente impatto su quella che era la qualità dei servizi, la condizione della città, la situazione delle manutenzioni e la vivibilità di Napoli. Per questo motivo, come scelta politica che è stata fatta, credo in maniera costruente condivisa, è stata quella di porre come priorità della nostra prima attività quello del salvataggio della città. C'erano anche idee diverse, cioè che si sono maturate negli anni precedenti, la possibilità che potesse essere dichiarato dissesto, ma aver dichiarare dissesto significava svalutare il debito commerciale che era principalmente rivolto verso amministrazione, verso attività, aziende e professionisti della città, con una profonda svalutazione, quindi un impoverimento dell'economia stessa della città, bloccare il turnover, mandare in liquidazione le partecipate e effettuare una svendita del nostro patrimonio immobiliare. Questa era la conseguenza del dissesto. La scelta che è stata fatta con grande responsabilità, io ritengo, è stata quella invece di mettere in campo delle azioni di salvataggio che potessero consentire una svolta alla città e quindi di uscire da questo cono d'ombra del debito e dell'immobilismo con una prospettiva di sviluppo. Su questo c'è stato un impegno importante da parte del governo nazionale, da parte, devo dire, di tutte le forze politiche in maniera trasversale, e questo ha portato a quella che è stato definito l'approvazione del patto per Napoli, che noi dobbiamo anche un po' essere, insomma, molto fieri di questa scelta che è stata fatta, perché il patto per Napoli è stato politicamente il cambiamento a livello nazionale di quelle che sono state le politiche di gestione dei comuni in crisi. Fino all'approvazione di questa norma nella finanziaria, l'unica forma di rientro, di riequilibrio da parte dei comuni era il dissesto. Io ricordo che il comune di Napoli è in predissesto da 10 anni. Dopo c'è stata questa norma innovativa che noi abbiamo fortemente voluto e che è stata utilizzata da molti altri comuni. Con noi è stato ad esempio Torino l'ha utilizzata, ma che poi è stata estesa a tutti i comuni di medie e grandi dimensioni italiane ed è diventata oggi il punto di riferimento di quelle che sono le procedure di indirizzo e di recupero dei comuni. Il patto per Napoli è stato firmato il 29 marzo del 2022, quindi meno di un anno fa.
Vero che poi adesso sembra un'epoca fa perché cioè, è cambiato il governo, ci sono state le elezioni, però meno di un anno fa, noi abbiamo, 11 mesi fa, abbiamo firmato in sala dei Baroni il patto per Napoli, che ha rappresentato la via di uscita del comune da questa situazione di assoluto disastro. C'è stata un'erogazione di 1 miliardo e 300 milioni diluita in 20 anni che va a compensazione di una quota del nostro debito. Quindi queste risorse non sono risorse spendibili da parte del comune, come qualcuno vuole far passare, semplicemente un accollo del debito da parte del governo nazionale, che quindi evita che questo debito venga pagato in parte dal comune e quindi ci dà quella agibilità di bilancio che prima era impossibile. Io ricordo che il bilancio che noi abbiamo ereditato quando ci siamo insediati e che tra parentesi non era stato neanche approvato, era un bilancio che vedeva tutte le voci legate alla manutenzione e ai servizi della città, la voce zero. Cioè c'era zero soldi. E noi abbiamo amministrato e governato questa città dalla data di insediamento del Consiglio Comunale fino alla data di approvazione del nostro bilancio, il 30 giugno, con zero soldi, perché quelli erano stati lasciati. Zero. Questo accordo è stato un accordo fatto col governo nazionale che ha anche una valenza molto innovativa, e anche di questo noi dobbiamo essere orgogliosi, perché non è stata un'erogazione a fondo perduto di soldi che sono stati regalati ai napoletani, semplicemente è stato un patto che è stato stretto dal governo nazionale e la nostra città, in maniera tale che a questo sostegno che viene dal governo nazionale corrispondesse un'assunzione di responsabilità da parte della nostra amministrazione, con degli impegni che dovevano essere rispettati, mettendo all'interno di questa norma anche delle clausole molto stringenti nei confronti della nostra amministrazione, come per esempio la clausola di ineleggibilità da parte del sindaco e lo scioglimento del comune con la clausola di ineleggibilità da parte del sindaco qualora questi impegni non fossero stati rispettati. E questo credo che sia stato un atto di grande responsabilità da parte nostra, perché abbiamo dimostrato che a Napoli se vogliamo fare le cose le possiamo fare seriamente. È ovvio che questo primo passaggio è una considerazione dal mio punto di vista fondamentale per valutare quelle che sono le prospettive della nostra amministrazione, perché le possibilità, le potenzialità, le opportunità che la città sta cogliendo e mi auguro possa cogliere sempre di più sono strettamente connesse a questo risultato, che è un risultato politico che noi abbiamo ottenuto, non hanno ottenuto altri, l'ha ottenuto questa consiliatura e questa amministrazione, perché finalmente noi oggi stiamo parlando, e giustamente, con le giuste lamentele da parte dei cittadini, degli investimenti, dei concorsi, delle cose che stiamo facendo, perché ovviamente quando si fanno le cose funzionano di più, funzionano di meno, ma se non avessimo avuto questo passaggio adesso staremmo parlando di ben altre cose, cioè di come rimettere insieme i cocci di una città in ginocchio, perché tutti abbiamo davanti gli occhi quello che è successo nelle altre grandi città che sono andate in dissesto, penso Catania un esempio, dove alla fine ci sono stati anni estremamente bui per i cittadini. Ovviamente questo impegno significa anche realizzare una serie di obiettivi. Un primo obiettivo è stata ovviamente la gestione del debito. C'è stata una gestione del debito commerciale che si è praticamente conclusa, che ha consentito il pagamento di tutti i debiti pregressi, ovviamente con uno sconto, una riduzione del credito ragionevole, che era un processo di scelta che potevano adottare il
i creditori del comune, quasi tutti hanno aderito, quasi tutti sono stati liquidati e questo ha consentito di mettere un punto fermo tra quello che era il passato e quello che è il futuro della nostra amministrazione. C'è stata una rinegoziazione dei prestiti che noi abbiamo avuto, essenzialmente la Cassa Depositi e Prestiti. In questo abbiamo avuto, diciamo, un po' di sfortuna perché siamo capitati nel periodo in cui sono ripartiti i tassi di interesse, quindi questo non ci ha consentito di rinegoziare i tassi, ma ci ha consentito di rinegoziare solamente le scadenze. Con ovviamente un vantaggio perché abbiamo rimodulato le scadenze in funzione di quella che era la nostra capacità di rientro. Questa cosa è già stata fatta con Cassa Depositi e Prestiti, è stata firmata, si sta negoziando con Banca Intesa e credo che anche nel giro di qualche mese, insomma, l'accordo è quasi, ovviamente poi lo sottoporremo al Consiglio, è quasi definito. Nell'ambito di questo lavoro ovviamente ci sono alcuni punti importanti. Il tema del patrimonio, che è un tema molto importante. Il tema del patrimonio, noi veniamo da molti anni di grande difficoltà nella gestione del patrimonio, sia del patrimonio commerciale, ma soprattutto del patrimonio degli ERP, con mancanza di manutenzione, con mancanza di interventi che poi si impattano sulla qualità della vita dei cittadini e anche con una difficoltà che è la difficoltà che purtroppo esiste nella nostra città, che è legata da una parte a questioni di bisogno, dall'altra a questioni, diciamo, di abitudine, tra virgolette, di grandi morosità, perché questo è un dato di fatto che esiste in tutte le grandi città. I problemi di morosità, i problemi di, diciamo, di illegalità nella gestione del patrimonio esistono a Milano, a Roma, come esistono a Napoli, non è una caratteristica solamente di Napoli, però questo è un tema che dobbiamo affrontare. Questo tema va affrontato da un lato ripristinando ovviamente le condizioni di legalità, però dall'altro tenendo conto anche delle situazioni sociali delle persone. Quindi è necessario, e questo riguarda sia le persone fisiche che le attività e le associazioni che svolgono attività sociali. Su questo noi stiamo lavorando per trovare delle forme di conciliazione che consentano un rientro e una regolarizzazione di tutte le posizioni. Ovviamente è una cosa complessa perché sono state attivate dall'amministrazione precedente tutta una serie di procedure di sfratto in maniera molto molto estesa. Stiamo lavorando su questa ipotesi con un obiettivo, questo soprattutto per l'ERP, quello di procedere a un'attività di legalizzazione delle posizioni che garantisca poi avviare un processo di riscatto delle abitazioni da parte dei proprietari, con ovviamente un supporto anche del sistema bancario etico. Questo per garantire di poter passare da degli inquilini morosi e regolari a dei proprietari che siano responsabili della propria abitazione. Questo credo che sia un'azione politica molto importante, perché significa non solo rimettere in ordine a un capitolo che ha una complessità e una difficoltà enorme, ma significa anche dare dignità a chi vive nella propria abitazione, rendendolo anche responsabile di quella che sarà la gestione e la manutenzione della sua proprietà. Questo richiede un percorso non semplice, ma che abbiamo avviato e che nel momento in cui abbiamo una soluzione più consolidata e anche, dal punto di vista giuridico condivisa anche con gli organismi di controllo, noi la sottoporremo ovviamente a un dibattito e a un confronto con quelle che sono le commissioni consiliari. C'è il tema della gestione invece del patrimonio commerciale, con questo noi abbiamo fatto un accordo con Invimit, che è la società interamente pubblica dello Stato, per la valorizzazione di alcuni beni. Si stanno facendo le valutazioni e la posizione di questo portafoglio che abbiamo individuato e che può essere un'occasione molto importante per quanto riguarda la valorizzazione di beni, che non significa la semplice dismissione, non significa solo la vendita, significa anche la valorizzazione,
un fitto congruo, perché noi abbiamo ancora degli immobili che hanno un valore commerciale che deve essere opportunamente valorizzato. Un tema molto importante è il tema della riscossione, perché noi oggi abbiamo un grande tema che è legato alla bassa capacità di riscossione del nostro comune, che non è solamente un problema legato alla non capacità di pagare, c'è anche la non volontà di pagare e c'è anche la incapacità da parte del comune di avere una platea corretta dei contribuenti, che è un tema molto importante. Su questo è stata fatta una gara per la riscossione coattiva, che ha alla base anche un investimento su una gestione informatica di tutte le banche dati, perché possono ovviamente saranno messi a disposizione della riscossione regolare di prima istanza che viene fatta dal Comune, che il nostro obiettivo ovviamente è quello di aumentare la base imponibile e fare in modo che ognuno paghi il giusto in relazione a quelle che sono le sue possibilità. L'inizio dell'attività del vincitore della gara è il 1° maggio, con cui comincerà tutta l'attività, diciamo, di ricognizione informatica e di ridefinizione di tutte le banche dati, utilizzando le tecniche più moderne e le tecnologie più moderne. Noi siamo molto fiduciosi che questo lavoro sia un lavoro che consentirà un'emersione di molto sommerso e una maggiore puntualità nei pagamenti. Ovviamente poi c'è tutto un tema di recupero di imposte dovute e non pagate, e anche in questo lavoro noi dobbiamo tener conto che dobbiamo mettere insieme legalità e tenuta sociale della nostra città. Quindi ci vuole l'attenzione per fare in modo che laddove ci sia una situazione di difficoltà si possa venire incontro a quelle difficoltà che necessariamente esistono e che noi non possiamo negare. Per quanto riguarda invece il personale, noi abbiamo avviato tutto un piano di reclutamento abbastanza ampio, 1.394 unità, che ovviamente non sono sufficienti per rispondere né alle necessità del comune né alla copertura del turnover, questo lo sappiamo benissimo. È il primo concorso che però si fa dopo tempo immemorabile. È stato un concorso molto severo, lo dico da professore, non da sindaco, più severo di quello che io ritengo fosse nella media, anche se cose analoghe sono avvenute anche in altre città. Questo ovviamente noi abbiamo tenuto che ci fosse la massima trasparenza del concorso e ci fosse la massima garanzia di trasparenza. Alla fine del concorso le prime categorie, noi ci auguriamo che possano prendere servizio nel mese di maggio, insomma non tra molto, noi faremo una valutazione di tutto quello che è successo, di tutto quello che è avvenuto. Io già mi sono confrontato varie volte col Formez e quindi poi prenderemo le nostre decisioni per quello che saranno gli sviluppi futuri di questo tipo di attività. Chiaramente le commissioni sono autonome e hanno, diciamo, noi abbiamo sempre detto che noi dobbiamo mettere insieme ovviamente il rigore con la capacità di un concorso normale. E questo ovviamente, adesso vedremo quali saranno i risultati e su quelli prenderemo delle decisioni. Tutti gli impegni che avevamo assunto sono stati tutti mantenuti rispetto al patto per Napoli. Cioè, quindi dal 29 marzo, quando abbiamo firmato, a quelle che erano le scadenze che noi dovevamo avere, tutte le scadenze sono state rispettate. Ci manca un'ultima scadenza che però risolveremo, diciamo, completeremo a breve, che è quella del riordino delle partecipate, dove in base a una serie di analisi che noi abbiamo fatto negli ultimi mesi, anche confrontandoci con quelle che sono le varie partecipate, faremo una proposta che ovviamente ci confronteremo con il Consiglio Comunale e con le forze politiche, avendo la consapevolezza che l'impegno sulle partecipate è fondamentale per garantire servizi di qualità nel comune
e per garantire soprattutto uno sviluppo di quelle che è il livello di vivibilità della nostra città. E su questo tornerò tra poco. Un'incognita che ovviamente ci ha colpito e che emergerà anche dai dati del rendiconto del 2022 è l'aumento dei costi energetici. I costi energetici sono incrementati come costo del 90% e questo 90% ovviamente ha colpito sia il bilancio comunale sia il bilancio delle partecipate, perché il costo dell'energia impatta su tutte quelle che sono le attività. Insomma, l'abbiamo coperto in maniera abbastanza equilibrata, poi dopo questo emergerà anche dal rendiconto 2022, che è un buon rendiconto rispetto alla situazione finanziaria del Comune. Chiaramente anche di questo ne dovremo tener conto, ovviamente, anche nel bilancio di previsione del 2023. Un tema molto importante è stato quello della capacità di intercettare i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che era uno degli obiettivi che noi avevamo all'inizio del nostro mandato, che noi ci siamo trovati nell'insediamento della nostra amministrazione con la necessità di dare una risposta ai bandi, alle proposte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche questo lo considero un risultato molto positivo. Noi alla data del 1 marzo 2023 abbiamo complessivamente ricevuto in maniera formale finanziamenti per 1.049 milioni, questo solo come PNRR, quindi togliendo fondo di sviluppo e coesione, finanziamenti statali. Quindi siamo stati una delle città italiane che ha avuto più finanziamenti in assoluto, credo a livello pro capite tra le grandi città quella che ne ha avuti di più. E noi abbiamo avuto 705 milioni dal PNRR per la realizzazione di 81 progetti, 184 milioni dal Piano Nazionale Complementare, 85 milioni dal Programma del Sostegno Obiettivi PNRR e 74 milioni dal Piano delle Scuole Città Metropolitana. Quindi complessivamente 1.050 milioni. Ovviamente questo è un risultato molto importante perché ci consente di avere un piano di investimenti che è un piano di investimenti significativo sulla città. Su questo ritorneremo un po' più avanti. Un piano di investimenti significativo che significa tante infrastrutture, tanti interventi di tipo materiale e immateriale di cui la città aveva e ha bisogno. Abbiamo ancora due punti su cui ci sono stati finanziamenti, progetti che sono stati considerati finanziabili ma non sono stati ancora finanziati e riguardano essenzialmente l'acqua e i rifiuti, dove noi abbiamo 185 milioni di progetti finanziabili che sono in condizioni utili, in graduatoria, ma che non hanno ancora copertura. Su questo è molto importante un impegno politico che io sto mettendo in campo e che dobbiamo mettere in campo con tutte le forze politiche per fare in modo che ci sia uno scorrimento delle graduatorie e ci sia anche una copertura o con i fondi PNRR o con fondi FSC di questi progetti e di questi investimenti che sono necessari, che sono stati approvati con punteggi alti e che non sono stati ancora finanziati. Un tema importante per la realizzabilità è quello della copertura dell'incremento dei costi per l'incremento delle materie prime. Noi su questo, che è un punto molto critico rispetto alla realizzazione, su questo noi abbiamo avuto accesso parzialmente al fondo di copertura che era stato messo in campo al governo Draghi sulle opere indifferibili. Sono stati già garantita la copertura su quattro grandi progetti infrastrutturali che sono essenzialmente Scampia, Taverna del Ferro, il comprensorio 10 e Bipiani. Siamo in attesa delle risorse per altri progetti rispetto ai quali abbiamo fatto una richiesta per la copertura dell'incremento degli oneri. Dovrebbe essere finanziati sul 2023, questo è un punto molto importante proprio per garantire la cantierabilità delle opere.
Poi volevo solamente fare un punto su tre grandi progetti che noi abbiamo, che sono i tre progetti più grandi, che sono Scampia, Vele di Scampia, Taverna del Ferro e Albergo dei Poveri. Su tutti questi tre progetti io ricordo che noi abbiamo delle scadenze molto severe, perché entro il 2026 bisogna completare le opere. Abbiamo una tempistica molto rigida con un monitoraggio trimestrale da parte degli organi centrali. Se non raggiungiamo gli obiettivi di gare, progetto gare, cantierizzazioni, inizio lavori e avanzamento lavori, si perdono le risorse. Il PNRR ha una caratteristica: la verifica non viene fatta solo alla fine, ma c'ha delle milestone progressive, quindi la revoca del finanziamento avviene non solo se uno non ha fatto tutto alla fine, ma anche se uno non fa un passo intermedio, a partire dall'indizione delle gare. Al momento, insomma, noi stiamo rispettando tutte le milestone. Ovviamente questo richiede uno sforzo della nostra amministrazione molto impegnativo, e mi ci auguriamo che anche le nuove risorse umane ci diano un'ulteriore mano. Per quanto riguarda i tre progetti che io avevo citato, sia su Taverna del Ferro che su Scampia, noi abbiamo dei progetti molto importanti di riqualificazione urbana. Su questo, diciamo, le progettazioni sono state messe a punto, stiamo facendo un lavoro importante anche per quanto riguarda il rapporto con le comunità, per fare in modo che questo processo di rigenerazione urbana sia un processo condiviso da parte degli abitanti e dia una prospettiva di una qualità della vita a tutti coloro che sono coinvolti. Questo ha necessitato un ulteriore finanziamento, diciamo, di ricerca di risorse che abbiamo trovato, per esempio sull'intervento di Scampia, che è passato da 70 milioni a 156 milioni. Proprio perché i nuclei familiari coinvolti sono molti di più rispetto a quelli che erano stati previsti inizialmente, e anche la tipologia di intervento è molto più articolata. Però su questo stiamo procedendo, devo dire, insieme poi alla prefettura, al governo centrale, con la collaborazione con le comunità, in maniera tale da avere un attento censimento degli aventi diritto, un lavoro, diciamo, di cooperazione e di collaborazione. I tempi sono molto stretti, però questo rappresenta una grandissima opportunità. Sul tema dell'Albergo dei Poveri, che ricordo è un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali, gestito dal Ministero dei Beni Culturali e che ha una serie di vincoli, noi siamo nella fase in cui abbiamo definito, e insomma domani firmeremo, questo accordo quadro che era vincolato al finanziamento, in cui all'interno ci sono delle scelte che sono delle scelte legate, che sono state insomma condivise col Ministero, legate ad alcune amministrazioni, destinazioni d'uso prevalente, ma ci sono anche spazi importanti, quindi un terzo degli spazi, che sono ancora da destinare. Ovviamente chiunque poi entrerà all'interno di questi spazi, sono spazi che noi daremo, insomma destineremo in base poi ovviamente a un'evidenza pubblica che verrà fatta, dove valuteremo le manifestazioni di interesse e vedremo quali sono le attività che sono compatibili, partendo da un presupposto: l'Albergo dei Poveri è un grande contenitore che ha dei grandi costi di gestione, e quindi chiunque entra all'interno degli Albergo dei Poveri si deve fare carico della sua quota dei costi di gestione, perché il comune non sarà mai in grado di poter coprire i costi di gestione di un complesso così grande. Quindi questo significa istituzioni pubbliche, eventuali privati che saranno selezionati attraverso un'evidenza pubblica, dovranno ovviamente farsi carico in quota parte di quelli che saranno i costi poi di gestione e di, diciamo, governo di un complesso così grande. Questo varrà per tutti, perché questo è l'unico modo per garantire una vivibilità di quel complesso, di garantire una sostenibilità economica e di non far ricadere le spese di quell'attività sulle spalle dei contribuenti napoletani. Quindi chi va là ovviamente deve farsi carico di quelli che sono gli oneri.
ovviamente il comune poi parteciperà per quelle che sono le attività comunali che ci stanno dentro, ma non per quelle degli altri. Questo consentirà, ovviamente, l'obiettivo è che là ci siano attività culturali, attività sociali, attività sportive, che ci sia un'apertura con le comunità, un'apertura col territorio, si sta facendo un grande confronto di animazione e sicuramente ci sarà spazio per tutti quelli che saranno coerenti con la missione che noi vogliamo realizzare, che rispetteranno queste regole. Cioè, quindi noi non ci possiamo trovare tra 5 anni o tra 10 anni che un costo di milioni e milioni per la gestione di un contenitore così grande e così importante possa ricadere sulle casse del nostro comune. Quindi deve essere un sistema in cui le regole vengono definite in principio. Le gare sono già state aggiudicate da Invitalia, che è il soggetto attuatore per il Ministero, e quindi noi ci auguriamo che dopo l'estate possano cominciare i lavori, che quindi questo è un aspetto anche questo molto importante. Un altro punto che io ritengo significativo e che volevo sottolineare è stata l'apertura dell'università che abbiamo fatto a Scampia. Un'opera che era in piedi da 15 anni e che con varie vicissitudini, io devo dire l'ho vissuta dal 2008 nei vari ruoli che ho avuto, e che per sempre qualche problema non si riusciva mai a finire. È stata fatta un'accelerazione importante che ci ha consentito di chiudere il contenzioso con l'impresa e fare il collaudo dell'opera, quindi con l'inizio delle attività. Ovviamente questo è un segnale importante, prima cosa perché si è concluso un'opera che era in attesa da anni, ma anche perché si è dato un segnale significativo a un quartiere che, diciamo, sta ripartendo in maniera importante e che ha accoppiato all'intervento sulle vele e altri interventi che sono previsti in quel territorio può rappresentare un punto di ripartenza significativa per l'area nord della nostra città. Sulle società partecipate faccio solo qualche flash, perché poi noi, questo è uno dei temi a cui credo che poi dedicheremo uno spazio molto importante nelle prossime settimane. Solamente per dire il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda un po' la messa in ordine, che poi rappresentava un po' la precondizione rispetto poi a un eventuale riordino. Per quanto riguarda l'ABC, su tutto è stato fatto un grande lavoro di monitoraggio e di risoluzione di una serie di problemi che erano appesi da tempo. Per quanto riguarda l'ABC, si è fatto un passaggio per me molto importante, che poi abbiamo condiviso come consiglio comunale, che è stato quella della chiusura dei contenziosi che c'erano tra Regione Campania e ABC, praticamente tra ABC e Comune di Napoli, insomma, si sono definiti. Questo ha consentito contenziosi, diciamo, importanti, che ammontavano a decine di milioni di euro, che ha consentito l'approvazione dei bilanci 2019, 2020 e 2021 e l'attribuzione del servizio idrico da parte dell'ente regionale. Questo è stato un passaggio molto importante perché ha consentito di stabilizzare una situazione, una scelta che era stata fatta su ABC e che rappresenta ovviamente una precondizione poi per poter fare qualsiasi riflessione dal punto di vista della nostra volontà amministrativa. È stato un lavoro, io ritengo, importante, perché l'eliminazione dei contenziosi e l'equilibrio finanziario, dobbiamo dire che le nostre partecipate molto vituperate sono tutte sostanzialmente in equilibrio finanziario, quindi questo è un fatto positivo, perché non è che abbiamo, insomma, disastri economici, abbiamo un problema di miglioramento ovviamente della qualità del servizio, dell'organizzazione, della condizione di lavoro, dei lavoratori, delle professionalità, però insomma abbiamo una situazione di sostanziale equilibrio. Discorso è stato poi individuato un nuovo direttore generale ad ABC, quindi insomma è stato, insomma, stabilizzato un po' questa situazione. Su NM è in via di conclusione la procedura per il nuovo direttore generale. Si sono avviati i concorsi per gli autisti, alcuni sono stati completati,
anche là noi dobbiamo sistemare tutta la situazione dei lavoratori interinali, quindi dobbiamo fare in modo che noi dobbiamo fare di tutto per poter ridurre al minimo l'utilizzo del lavoro interinale, avere personale diciamo, dipendente che sia, insomma, che abbia tutti i crismi di, diciamo, di come la tradizione delle nostre municipalizzate. Quindi progressivamente si lavorerà su questo percorso di, diciamo, di assunzione, di sistemazione. È stato chiuso il contenzioso con la Regione per quanto riguarda il finanziamento del fondo del trasporto pubblico locale. Anche questo abbiamo, insomma, sistemato una cosa che era appesa da molto tempo, e quindi si sono messe anche lì le precondizioni per una garanzia, diciamo, per avere una garanzia di servizio. Un altro punto su cui si è lavorato in questo periodo è stato il CAN, dove c'era un'azienda significativa in sostanziale equilibrio finanziario, dove però c'è ancora un difetto originale, che era un vecchio contenzioso legato ai costi della costruzione dell'opera, quindi una cosa trascinata 15 anni, che con un piano, diciamo, di rientro che era stato sostanzialmente bocciato e che poteva mettere in condizione in Cassazione di arrivare alla liquidazione della società. Anche su questo si è fatto un grande lavoro e si è arrivato, diciamo, siamo vicinissimi a una quadratura del cerchio, quindi ricomporre il quadro del contenzioso e quindi consentire, diciamo, una prospettiva di vita serena al CAN, quindi un'altra precondizione poi per tutte le cose. Analogamente su Mostra d'Oltremare stiamo facendo un lavoro importante per quanto riguarda tutta la situazione dello standard edilizio, dei capannoni, delle strutture, delle dotazioni di sicurezza, che anche quella è una precondizione importante per ogni qualsiasi, diciamo, possibile investimento. Anche con i Vigili del Fuoco, con la Prefettura, stiamo un po' rimettendo in ordine tutta la situazione che era pregressa. Sulle Terme di Agnano, anche su questo siete a conoscenza, una situazione molto dolorosa, credo, perché è un grande patrimonio della nostra città che noi dobbiamo cercare di non svendere, di trovare un modo di continuità. Con il nuovo liquidatore stiamo facendo passi in avanti per garantire una prospettiva alle Terme di Agnano, salvaguardando i lavoratori e garantendo, diciamo, una prospettiva commerciale, diciamo, di commerciale a quella realtà. Quello può essere, deve essere un grande polmone, oltre ad essere un valore per il comune, un grande polmone in un momento di grande ripresa del turismo, avere un polo alberghiero, termale, sanitario, dell'intrattenimento come le Terme di Agnano, è una grande potenzialità, può dare grande tanto lavoro, oltre che qualificare un luogo molto importante di Napoli. Anche su quello credo che, insomma, ci sono le condizioni perché nei prossimi mesi possiamo avere dei risultati importanti. Su Asia si è fatto un primo concorso con circa 300 assunzioni. C'è questo tema del nuovo concorso sugli autisti, farò un approfondimento. Comunque anche su questo si sta lavorando, c'è adesso una nuova gara per i nuovi mezzi, cioè riuscire a fare oltre al lavoro sul biodigestore, che è il primo intervento importante di un impianto in città. Noi, insomma, l'idea è che ovviamente Asia possa avere una gestione completa dell'intero ciclo, quindi non solo raccolta e spazzamento, ma gestione degli impianti di smaltimento. Questo riguarda anche ABC, dove il nostro obiettivo è che ci sia la chiusura dell'intero ciclo integrato delle acque. Quindi in quel caso noi abbiamo anche là un pezzo di captazione, distribuzione, gestione del sistema fognario, che con il nuovo contratto di servizio è stato finalmente affidato in maniera regolare ad ABC e già ci sono dei primi interventi che si stanno realizzando, dove, oltre che di manutenzione, anche di investimento sul sistema fognario. Il nostro obiettivo è che faccia anche la gestione della depurazione,
quindi questo è un obiettivo che ovviamente riguarda poi la situazione dell'uscita dal commissariamento dei depuratori. Io credo che insomma, la città debba gestire i cicli in maniera integrata, cioè questo è il ciclo delle acque, il ciclo dei rifiuti, abbia un ruolo importante sui trasporti, non solo sulla città ma sulla dimensione metropolitana, perché questo è il modo poi per poter garantire equilibrio finanziario ma anche garantire servizi che siano efficienti. C'è un lavoro che sta facendo il Consiglio Comunale, di questo ringrazio, di aggiornamento dei regolamenti. Questo è un lavoro importante, noi abbiamo molti regolamenti che risalgono a decine d'anni fa. E avere un riaggiornamento dei regolamenti è un'operazione dal punto di vista istituzionale molto importante, perché è uno strumento operativo non solo di rispetto delle regole ma anche di, diciamo, di quadro nell'ambito del quale inserire le attività gestionali. Ovviamente alcuni regolamenti sono stati approvati, quello per la serena convivenza, quello della polizia urbana, quello sugli interventi di mecenatismo, che è stato un altro punto importante, ce ne sono tantissimi in discussione nelle commissioni, e credo che e poi c'è un lavoro più istituzionale di cui abbiamo ascoltato anche insomma, visioni anche insomma, diverse, che è quello del lavoro sul decentramento. Sono tutti temi molto importanti dal mio punto di vista, perché se noi lasciamo come eredità di questa consigliatura una rivisitazione complessiva di tutti i regolamenti, che ovviamente soffrono il fatto di essere datati e quindi di non di corrispondere a quelle che sono le necessità del momento, abbiamo lasciato un patrimonio istituzionale importante a chi ha, diciamo, alla città. E quindi io auspico, e so che si sta lavorando molto bene, che questo lavoro che si sta facendo, si sta lavorando sui cimiteri, sul verde, sugli impianti sportivi, sulle fognature, sulla gestione dei nidi d'infanzia, sulla localizzazione degli impianti di carburante, insomma c'è una lista lunghissima, sul commercio al dettaglio, sull'erogazione di beni e servizi. Questi sono tutti temi che sono estremamente importanti, perché bisogna rimetterli in un quadro gestionale moderno, ovviamente in una revisione complessiva dello statuto, anche rispetto a quelli che sono i rapporti ovviamente tra centro e periferia, cioè tra gestione centrale e municipalità. Entrando nel dettaglio di alcune insomma, verticali, di alcune cose specifiche, comincio dal tema delle scuole, che il tema delle scuole è un tema, diciamo, della città fondamentale. L'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri giovani è un punto fondamentale, è un punto importante ed è fatta di tante cose. In primo luogo degli edifici, cioè noi dobbiamo avere delle scuole che siano finalmente moderne e che siano anche ben tenute. Questo anche in relazione al deficit di manutenzione che purtroppo si è accumulato negli ultimi anni. Proprio grazie ai fondi del PNRR, a fondi regionali, alcuni fondi presi direttamente dal Ministero dell'Istruzione, noi abbiamo nei prossimi mesi 50 interventi sulle scuole napoletane, cioè si interviene su 50 scuole. Con un investimento di circa 100 milioni. È un investimento molto importante e devo dire anche molto complesso, perché noi oggi, giustamente come il consigliere Simeone diceva oggi, noi oggi ascoltiamo le lamentele giuste lamentele, perché il cittadino, diciamo, è come chi va a vedere la partita di pallone, insomma alla fine si lamenta sempre, però insomma, e quindi alla fine, che giustamente fino a ieri si sono tutti lamentati che le strade erano dissestate, c'erano le buche, non si faceva la manutenzione. La cosa che più
mi è stata chiesta in questi mesi, ovviamente da oggi tutti si lamentano che si fanno i lavori e quindi praticamente che c'è il traffico. Quindi questo. Però insomma fa parte del gioco, diciamo, l'importante è che poi i lavori vengono fatti bene, vengono fatti in tempi rapidi e tra 2 mesi tutti quelli che adesso parlano male di noi, dicendo che stanno facendo i lavori, forse qualcuno dirà finalmente hanno asfaltato una strada. E mi auguro che ci saranno molte lamentele nei prossimi mesi perché sì, abbiamo asfaltato molte strade. Analogamente noi avremo le lamentele delle mamme adesso tra poco, questa è la nuova categoria, perché chiaramente facendo i lavori in 50 scuole, che sono scuole dove si deve fare gli impianti, in alcuni casi l'adeguamento strutturale, l'adeguamento energetico, chiaramente questo determinerà degli spostamenti che si stanno concordando nelle varie municipalità con dei disagi, perché non far niente significa disagio permanente, perché significa che uno sta sempre peggio. Intervenire significa disagio temporaneo, cioè che uno sta peggio per un periodo, però sta meglio per il futuro. Allora noi siamo per il disagio temporaneo, non per il disagio permanente. Allora, quindi questo ci sta un grande lavoro che si sta facendo, su questo è molto importante anche la partecipazione, su questo anche dei consiglieri comunali, oltre ovviamente che dei presidenti delle municipalità, perché prima vanno raccolte tutte le sensibilità, si sta facendo questo lavoro per trovare la soluzione a disagio minimo, a disagio zero non esiste, quindi a disagio minimo. Ovviamente è responsabilità dell'amministrazione di poter fare questi lavori nei tempi giusti e di fare anche delle scuole di qualità, però bisogna anche fare in modo che le scelte che vengono fatte di allocazione e spostamento siano le più indolori possibili. Su questo c'è un lavoro che è fatto al gabinetto, all'assessorato, e ringrazio l'assessore, da vari consiglieri comunali, dai presidenti delle municipalità, chiedo a ogni consigliere comunale questo, di farsi parte attiva rispetto ai territori dove è presente per segnalare, spiegare, capire, fare in maniera tale che quando poi si aprono i cantieri col nuovo anno scolastico le soluzioni siano le più accettabili possibili. È una cosa importante, interveniamo su decine di scuole, finalmente dando un luogo ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che sia sicuro, sia efficiente e anche bello. E questo credo che per la città sia una cosa estremamente importante. Il più grande investimento sulle scuole che sia stato mai fatto in città. Questa è un'occasione importante, tra risorse comunali e risorse della città metropolitana per quanto riguarda le scuole superiori, si interviene praticamente in tutti i quartieri, e non dico in tutte le scuole, ma insomma in una larga parte delle scuole, abbiamo gli asili nido, abbiamo tantissimi interventi. Un altro tema che è molto importante è quello della dispersione scolastica, che credo che sia un tema fondamentale. Su questo è stato fatto un lavoro che è cominciato con la mai dimenticata e amata Mia Filippone, adesso con Mauro Astriano, in cui finalmente noi, devo dire in questo, il Comune di Napoli è diventato leader a livello regionale, noi abbiamo realizzato una piattaforma informatica che sta funzionando benissimo e che consente insieme al Tribunale per i minorenni, al provveditorato generale, regionale e alle scuole e ai dirigenti di segnalare in tempo reale la dispersione scolastica. Questo ha fatto sì che le segnalazioni a fine anno, che penso erano 50, 100, insomma numeri piccolissimi, improvvisamente sono diventati più di 1000. Ci hanno fatto emergere un problema reale che è sempre esistito e che nessuno ha mai in realtà segnalato. Questo ci aiuta, sta aiutando a un lavoro che si sta facendo anche con la prefettura e mi auguro anche con un impegno del Ministero, almeno si era cominciato così, a fare in modo che ci possono essere delle attività di contrasto della dispersione che siano fatte in tempo reale. Se noi interveniamo sulla dispersione scolastica dopo che il ragazzo ha già abbandonato la scuola per mesi, l'intervento è assolutamente inutile. Quindi l'intervento deve essere quanto più tempestivo possibile. E questo è un lavoro molto importante su cui si sta facendo un lavoro con la Curia, si sta facendo un lavoro con le associazioni, perché mai come in questo momento per la povertà educativa ci vuole un lavoro di sistema. Devo dire sono stati fatti passi importanti. Un altro punto significativo è quello, insomma,
come qualità del servizio è stato il completamento delle gare sulla refezione scolastica, che sono state fatte delle gare pluriennali, non annuali. Questo ci consentirà un servizio più stabile nei prossimi 3 anni. Ovviamente ci sono stati dei ritardi nelle aggiudicazioni, un po' di disagi in alcune scuole sulla qualità del servizio, un po' di discussioni sul menù, perché ovviamente anche questo è un argomento che fa parte tra le mamme che vogliono far mangiare le cotolette e i nutrizionisti che vogliono il couscous. Quindi praticamente alla fine bisogna mettere d'accordo l'impossibile, perché nulla è più complicato che stabilire che cosa un figlio si deve mangiare. Questo ognuno di noi lo vive nella propria casa, quindi è l'argomento più difficile. Però devo dire, mi sembra che insomma che ci sono dei passi in avanti. Nelle scuole dove sono andato, devo dire, ho trovato più lati positivi che lati negativi, quindi questo significa insomma che si sta arrivando a una convergenza. Ovviamente sono state fatte tante altre cose. Una cosa volevo sottolineare, che è stato un lavoro fatto dai vari assessorati, visto che insomma è un periodo in cui si parla molto di calcio, il fatto di aver portato i bambini delle educative e delle scuole al San Paolo è forse una delle cose più belle, diciamo, di quando si va a vedere la partita. Oltre ai risultati del Napoli, la cosa bella è vedere tanti bambini felici con i loro educatori e con i loro professori. Un lavoro che è stato fatto, noi ci siamo andati, devo dire, è una bellissima emozione, un'esperienza importante di una cosa che era dovuta dal calcio Napoli e che anzi in futuro dobbiamo sempre più ampliare. Questo è un passaggio molto importante. Io poi ho, per avere veramente un cambio di passo sul tema delle nuove generazioni, dei bambini, dell'infanzia, dell'adolescenza, noi abbiamo bisogno di più investimenti, ma anche più di attività integrate. Oggi, quando trattiamo il problema della dispersione scolastica, noi non possiamo pensare solamente all'aspetto, chiamiamolo, repressivo, cioè andare a pigliare il bambino a casa. Abbiamo un problema di sostegno alla famiglia, abbiamo un problema di dignità abitativa, abbiamo un problema di salute, cioè un problema che ha una sua complessità. Anche tenendo conto che Napoli si inquadra, e questo è un tema su cui noi dobbiamo fare una grande riflessione, in questo grande problema della denatalità, anche della denatalità al sud. Napoli era prima la città che faceva più figli d'Italia, purtroppo questo record lo stiamo perdendo, per tanti motivi, per del cambiamento. Tu sì, insomma, dai un contributo, ma sai, visto che è la media, che diciamo è come il pollo, hai capito? Ognuno si mangia mezzo pollo. Allora, su questo ovviamente c'è tutto un lavoro da fare, significa asili nidi, significa recupero familiare, sostegno alle famiglie. Io per questo però è un lavoro molto integrato, che significa sport, significa musica, significa cultura, significa tempo pieno. Noi per questo motivo ho insediato un tavolo proprio di lavoro sul tema dell'infanzia e dell'adolescenza, in cui ho chiesto a Paolo Siani di coordinarlo, per fare un progetto che sia un progetto integrato. Noi adesso si sta facendo una prima riflessione, poi ci confronteremo con tutte le commissioni, perché l'idea è quella della presa in carico del bambino. Cioè non più degli interventi che sono degli interventi settoriali, ma avere un'anagrafe dei bambini rispetto ai quali poi preoccuparsi di loro, della loro salute, della loro educazione, della loro famiglia, del posto dove vivono. Perché questo è un modo diverso rispetto a un'attività di welfare che sia più efficace. Noi investiamo risorse significative sul welfare, non quanto servirebbero, però non è che ci mettiamo poco. Però dobbiamo dire che non tutti gli interventi sono efficaci, perché non sono mirati alla persona, sono mirati al servizio, mentre noi dobbiamo mirarli alla persona. Quindi questo è un lavoro importante su cui poi chiederò un po' il contributo di tutti. Abbiamo anche delle competenze specifiche in Consiglio Comunale ed è importante che ognuno porti la propria esperienza e anche la propria sensibilità. Ovviamente poi abbiamo fatto un lavoro sulla valorizzazione di alcuni luoghi della nostra città. Ovviamente per noi tutti i luoghi sono tutti uguali, hanno tutti la stessa importanza, però ci sono dei luoghi che sono un po' simbolici.
Uno dei luoghi simbolici è la galleria dove c'è una necessità di un presidio che è stato garantito per un periodo, la galleria Umberto I, dove c'è una necessità di un restauro. Si è cominciata a restaurare la copertura, partirà a breve, è già stata aggiudicata la gara, la pavimentazione. Si è risolto il contenzioso con i condomini per una situazione che era appesa in relazione a un tragico crollo che c'era stato e che si sta completando. Abbiamo fatto un accordo con Banca d'Italia per avere un locale all'interno della galleria dove noi metteremo un presidio fisso dei vigili urbani. Questo è un modo per presidiare un luogo che è un luogo simbolico della città. Un accordo analogo si sta firmando per Piazza Plebiscito, che coinvolge il Ministero degli Interni per i locali che sono al di sotto del colonnato di San Francesco di Paola, il Demanio che è proprietario delle scale e della parte di sotto e della parte davanti ai locali, il Comune che adesso ne terrà in possesso anche dell'ipogeo che ci verrà consegnato entro fine anno, proprio per avere, diciamo, degli accordi quadro di valorizzazione di alcuni luoghi simbolici della città. Un altro lavoro è stato fatto sulle Torri Aragonesi, non ancora efficace al 100%, perché le Torri Aragonesi sono dei maniali, non sono del Comune, erano diventati, sono ancora parzialmente un luogo che, diciamo, di presenza di senza fissa dimora, c'era un problema di sicurezza molto importante. Noi cercheremo di trovare una soluzione definitiva delle Torri Aragonesi nel momento in cui si completerà il parco della Marinella, che è là vicino, e si avvieranno i lavori al mercato ittico, perché questo ci consentirà di avere un comparto più, diciamo, omogeneo, con un presidio di quella parte del territorio, e in quell'occasione discuteremo anche con il Demanio per poterci prendere in carico noi le Torri Aragonesi, perché per noi è molto difficile gestire un qualcosa che non è nostro, dove quindi qualsiasi intervento determina degli accordi che sono complicati. Procedendo un po' in questo percorso, noi abbiamo fatto una serie di accordi istituzionali, con il Demanio, che è essenzialmente orientato alla gestione dei beni confiscati, su cui stiamo facendo un lavoro comune, sulla gestione dell'ex ospedale, dei lavori all'ex ospedale psichiatrico, giudiziario, all'OPG, al Filangieri e ad altri siti della città che sono di proprietà demaniale ma di uso comunale. Analogamente, con la sovrintendenza abbiamo un accordo quadro che stiamo cercando di perfezionare, che riguarda tutta una serie di competenze che sono competenze trasversali. Un tema che è significativo, che, diciamo, una dei luoghi dove anche, insomma, abbiamo fatto un lavoro in questi mesi, che a cui c'era stata grande sollecitazione anche dal Consiglio Comunale, era il cimitero delle Fontanelle. Sul cimitero delle Fontanelle sono in corso i lavori per la messa in sicurezza di competenza comunale, che si completeranno per aprile, e abbiamo avviato un bando per una possibile, diciamo, per una possibile gestione. Guardando poi a un altro tema, che è un tema molto importante, molto sentito e molto caldo, il tema della mobilità. Sul tema della mobilità noi abbiamo dovuto gestire all'inizio una serie di emergenze. La Galleria Vittoria, che siamo riusciti a riaprire a poche settimane dall'insediamento, la gestione dei problemi della Galleria Quattro Giornate, che hanno ancora una situazione di soluzione temporanea, perché è ancora in corso la procedura della magistratura di indagine e di controllo, la riapertura della funicolare di Mergellina, che era chiusa da molto tempo e che, grazie anche all'impegno delle maestranze, si è riuscita ad aprire, e poi una serie di interventi su alcune situazioni emergenziali che, diciamo, da via Cassano a via del Marzano, che hanno consentito di tamponare o in alcuni casi di risolvere in maniera definitiva delle chiusure di strade che erano chiuse da molti anni. I temi fondamentali sono il rafforzamento
della nostra mobilità su ferro. Allora, su questo, uno dei temi tra i più conosciuti e più dibattuti è stato il collaudo dei treni della linea 1, che sono l'elemento fondamentale per garantire un miglioramento del servizio. Cioè, senza treni la linea 1 non migliora il servizio. Quindi, perché i treni che noi abbiamo oggi, che sono treni che risalgono insomma, 30 anni fa, cioè essenzialmente, sono treni che hanno fatto più di 1.400.000 chilometri di percorso. Quindi sono treni che debbono essere verificati ogni settimana, debbono essere collaudati progressivamente perché sono oltre la normale vita di servizio. Per una serie di questioni c'era stato un incidente molto importante durante le prove di collaudo del treno, del primo treno, quindi il primo treno della linea 1 aveva avuto un collaudo negativo. Questo rendeva bloccata la possibilità di mettere in linea i 14 treni che noi abbiamo e quindi siamo dovuti partire dal collaudo negativo, non dal non collaudo. C'è stata una lunga discussione con il Ministero, abbiamo dovuto fare una serie di chiamare una serie di esperti che facessero una serie di analisi e valutazioni. Questo ha consentito il primo passo, che è stato quello del ricominciare il collaudo, cioè di dire che si poteva ripartire, perché il vecchio collaudo era stato chiuso dicendo che questi treni non si potevano utilizzare. È stato riaperto il collaudo, con grande fatica siamo riusciti a collaudare il primo treno. In questo, nell'ambito di una che è stato messo in linea, di un contenzioso che è nato dal 1 gennaio del 2022, cioè quindi quando noi ci siamo insediati, con il trasferimento dell'ufficio dell'USTIF, che è l'ufficio di vigilanza e collaudo delle opere ferroviarie, dal Ministero alla Sfisa, che è l'agenzia di collaudo. Questo tipo di operazione praticamente ha determinato uno stato di agitazione permanente che ha portato alla fine l'impossibilità di fare prove notturne. C'è stata una grande pressione, un grande impegno, una grande discussione, un intervento anche della comunità. Questo, malgrado il contenzioso amministrativo non si sia completa, diciamo, la discussione sindacale non si è chiusa, però gli operatori napoletani alla fine hanno deciso di riprendere e di fare le prove notturne. Stanotte è stata completata la prova sul secondo treno, e quindi che verrà messo in linea nelle prossime settimane. Quindi abbiamo raggiunto un altro miracolo. Il nostro obiettivo è un altro evento. Il nostro obiettivo adesso, abbiamo avuto un impegno dal Ministero, che sia dal vecchio governo che il nuovo ha confermato, di cambiare le modalità di prova, cioè non fare un treno alla volta ma farne tre alla volta. Questo ci dovrebbe consentire un'accelerazione della messa in linea dei treni. Questo è un punto fondamentale per poter garantire un servizio più continuo e più frequente. Ovviamente questo tipo di, per quanto riguarda sempre i lavori della metropolitana, noi abbiamo aperto un pezzo di Piazza Municipio il 5 aprile dello scorso anno. Entro maggio apriremo tutta la parte restante di piazza Municipio, con l'apertura anche del sottopasso e della parte della piazza che è di fronte alla stazione marittima. Sono stati messi i binari del tram, che era la condizione, diciamo, fondamentale per ripristinare la tipologia di viabilità che là è prevista, il tram che poi continuerà su piazza Vittorio e poi dopo c'è un finanziamento del PNRR per poter andare a piazza San Lazzaro. E tutto il nodo di piazza Municipio si aprirà prima dell'estate, e anche questo è una cosa importante considerando il traffico crocieristico e anche l'afflusso turistico che c'è. Abbiamo firmato l'accordo con le Ferrovie dello Stato per la stazione di testa della linea 6, che si realizzerà nell'area della stazione di Campi Flegrei. L'accordo è stato firmato, le aree si stanno per acquisire. Entro fine anno verrà portato all'attenzione delle commissioni il progetto definitivo della stazione di testa della linea 6, col deposito che consentirà anche poi di poter mettere in linea i nuovi treni della linea 6, che noi ci auguriamo di mettere parzialmente in linea almeno 4 treni
utilizzando il varco, che forse avete visto, cioè che voi conoscete, di Piazzale Tecchio, che è un varco provvisorio che però per 4 treni potrebbe essere utilizzato. Con l'obiettivo, diciamo, la tratta si è messa in esercizio da all'incirca una settimana, quindi noi stiamo firmando l'accordo per il passaggio dalla concessionaria ANM per la fase di preesercizio, e con l'obiettivo per gli inizi del 2024 di poter aprire la linea 6. Quindi noi dobbiamo necessariamente farla aprire entro il 30 giugno del 2024, questo è un obbligo comunitario. Nell'ambito delle altre attività, abbiamo acquisito il finanziamento di 1.200.000.000 per la linea 10, che collegherà Piazza Garibaldi alla stazione dell'alta velocità di Afragola, oltre che attraversare un pezzo della città, perché farà Carlo III più tutta la parte, diciamo, a monte di Carlo III. La conferenza dei servizi è in corso, l'obiettivo è di far partire la gara entro la fine di quest'anno. Abbiamo vinto il progetto MAS, che è Mobility as Service, che sta procedendo sull'integrazione della bigliettazione e della gestione del biglietto elettronico. È stato acquisito il finanziamento del PNRR per 253 autobus elettrici, di questo la prima tranche arriverà entro la fine del 2023, poi le altre due tranche 2024 e 2025. Questo consentirà il rinnovo di tutti gli autobus, di gran parte dell'auto e della flotta di autobus che sarà tutta elettrica. E poi per quanto riguarda la parte stradale, saranno cantierati a breve via Partenope e via L'Augusto, che i contratti già sono stati firmati, mentre andranno avanti i lavori di pavimentazione di cui abbiamo parlato precedentemente. Si dovrebbe completarsi a breve via delle Repubbliche Marinare e la manutenzione straordinaria di via Ianfolla. Due punti importanti che volevo sottolineare è che è stato completato il 70% degli interventi di rifacimento dell'illuminazione cittadina con luce a LED. Manca il 30%, che è il centro storico, dove noi siamo in attesa dell'autorizzazione definitiva della sovrintendenza, che dovrebbe arrivare a breve, noi ci auguriamo. Questo ci dovrebbe consentire di completare nel 2024 tutta la sostituzione delle lampade. Abbiamo fatto poi una serie di interventi questo ricordando sempre gli interventi sulla metropolitana. Si sono fatti degli interventi, è stato fatto l'intervento di sostituzione di tutta la pavimentazione della stazione Università della linea 1 e si sono riaperte la seconda uscita di Salvator Rosa verso Battistello Caracciolo e il collegamento tra Cavour e Museo. Ci sono ancora altre uscite che non sono aperte, su cui si sta lavorando, che ci auguriamo nel 2023 si riaprano tutte. È stata approvata la variante urbanistica per l'ampliamento del deposito della linea 1 a Piscinola, anche questa è passata per il Consiglio Comunale, anche con la sistemazione viaria, e anche questa è finanziata, coperta dal finanziamento, e i lavori cominceranno a breve. E sempre per quanto riguarda le attività della metropolitana, è quasi completo il progetto fatto da Ferrovie dello Stato per il rifacimento di tutte le stazioni della linea 2, che sono le stazioni della linea della metropolitana. Adesso è in valutazione dalla sovrintendenza, poi verrà presentato. Questo prevede il rifacimento di tutte le stazioni, Piazza Cavour, che viene rifatta completamente, la stazione Campi Flegrei, Piazza Leopardi, San Giovanni Barra, con la sistemazione dei parcheggi e dei sottopassi che consentiranno praticamente l'accesso diretto alla zona costiera, tagliando la barriera della ferrovia, e Mergellina e Piazza Medeo.
un investimento di 100 milioni da parte di Ferrovie dello Stato che ha avuto al PNRR, a cui si aggiungeranno 10 milioni che metteremo noi come comune per la sistemazione delle aree esterne. Anche questo sarà un passaggio importante, anche questi lavori devono cominciare per gli inizi del 2024, perché c'è l'obbligo di completamento per il 2026. Penso di su queste cose di aver detto quasi tutto. Una cosa che è successa recentemente, anche perché questo riguarda anche ABC, c'è un progetto per il rifacimento, diciamo, la rifunzionalizzazione di tutte le fontane storiche che della città, che anche questa è una cosa importante. Le prime due che sono state completate sono la fontana che sta proprio a Piazza Municipio e la fontana del Gigante che è stata aperta all'incirca una settimana fa. Però c'è un progetto che copre 14 fontane, quindi tutte le fontane storiche della città avranno nuovamente illuminazione e funzionamento. Per quanto riguarda poi altri due settori che sono molto importanti, sull'assessorato, diciamo, sulla parte giovani c'è stata un'attività che è stata essenzialmente di lavoro su quelli che sono la selezione dei volontari per il servizio civile, le attività che è stato attivato il forum dei giovani, che è un'altra cosa che era stata fortemente richiesta. Sono stati aggiudicati dei centri giovanili e messi in gara ulteriori centri, oltre a fare tutto un lavoro sull'innovazione, all'interno del quale poi c'è anche il risultato che noi abbiamo vinto questo bando nazionale sulla fabbrica dell'innovazione, noi e Bologna, che verrà insediato nell'area di San Giovanni, nelle zone, insomma, dove c'è l'incubatore di azienda comunale che è già posizionato là. Un aspetto molto importante è tutto il tema che è legato al turismo. Noi abbiamo fatto un lavoro significativo sul tema del turismo. La città sta in una fase di grande crescita turistica. I dati del 2022 dicono che Napoli è stata la sesta città d'Italia per produzione di fatturato legato al turismo, 1.400.000.000. Quindi sono arrivati in città per attività legate al turismo 1.400.000.000. Siamo passati, credo, dal ventesimo posto al sesto. Siamo vicinissimi al quinto, che è Rimini, che ha solo 30 milioni più di noi. Ovviamente siamo ancora lontani da Firenze e Roma, però insomma 1.400.000.000 significa dai 30 ai 40 mila posti di lavoro, questo andando insomma nella sintesi. Quindi questo significa che chiaramente oggi il turismo rappresenta uno dei grandi asset della città. È ovvio che i numeri del 2023, dagli indicatori dei primi due mesi dell'anno, sono significativamente migliori del 2022. Allora, questo fatto ci deve dare il resto. Domenica scorsa, che era che è una domenica fine febbraio, inizi marzo, normalmente una domenica di bassissima stagione, credo che l'occupazione delle stanze in città era il 70%, questi sono i numeri. Ovviamente noi abbiamo tutta una serie di eventi che sono stati programmati durante quest'anno, che sono eventi molto significativi, eventi musicali, eventi internazionali, che saranno eventi sportivi, che saranno ulteriori attrattori di turismo. È ovvio che questa grande pressione turistica va gestita, perché è una grande risorsa per la città, però è una risorsa che consuma la città. Quindi dobbiamo fare in modo che la città sia valorizzata senza essere consumata eccessivamente. Su questo il lavoro è un lavoro che va fatto sull'orientamento del turista, quindi rafforzando tutto il tema degli infopoint, che è già stato messo in campo nello scorso anno, che va rafforzato. C'è il lavoro dell'osservatorio del turismo, che noi abbiamo messo in campo, costituito anche con una c'è stata anche una
un grande gruppo che ha vinto una gara e che ci consentirà di fare un monitoraggio utilizzando i big data di tutta l'affluenza turistica in città, di come i turisti si muovono, di dove vanno, un progetto analogo a quello che è stato fatto a Firenze l'anno scorso, e ci darà una serie di informazioni importanti utilizzando la traccia dei telefonini, di capire quali sono le abitudini, la quantità degli arrivi, le persone da dove arrivano, come si muovono in città. Questo sarà una base informativa molto importante, soprattutto sul tema dei servizi. Noi dobbiamo adeguare i servizi a quelle che è questa enorme offerta turistica che porta ricchezza in città. Chiaramente questo significa anche costo dei servizi, perché se facciamo un'analisi per esempio sulla gestione dei rifiuti, la produzione dei rifiuti è nettamente aumentata, perché chiaramente chi viene in città produce rifiuti. Lo stesso riguarda i temi della mobilità, quindi va affrontato tutto questo del tema del turismo tenendo conto dei costi, degli enormi vantaggi che porta, dei costi che ci sono e che quindi in un certo senso debbono essere sostenuti, dobbiamo capire come, ma anche bisogna poi guardare a un tema di protezione della città, cioè evitare che il turismo trasformi in maniera negativa quello che è il valore, l'identità, la tipicità della nostra città. Noi su questo stiamo lavorando, questo sia per quanto riguarda l'aspetto commerciale. Chiaro che tanti turisti, tanto food, ma noi non possiamo avere una città che sia solamente food e beverage. Tanti turisti, tante persone nello stesso posto, non è che possiamo avere che tutti i turisti stanno al centro storico, a San Gregorio Armena, a San Domenico Maggiore, ai Decumani o sul lungomare. È chiaro che questo significherà delle scelte e quindi su questo bisognerà fare degli interventi, che non debbono essere degli interventi repressivi, debbono essere degli interventi organizzativi. Anche la proliferazione dei bed and breakfast, delle case vacanze, che sicuramente porta economia, va in un certo senso regolata, cioè noi utilizzando le norme che esistono, perché chiaramente abbiamo un'invasione, diciamo, che viene snaturato quello che è il senso della nostra città. Noi stiamo lavorando su un'ipotesi di vincolo insieme alla sovrintendenza su alcune strade storiche del centro storico per vincolare la destinazione commerciale, in maniera tale da salvaguardare alcuni patrimoni che ne abbiamo. Un esempio su tutti è San Gregorio Armeno, però questo è un tema molto importante che significa evitare che ci sia, diciamo, Portalba, un altro esempio, che ci sia, che alcune attività commerciali di pregio, l'artigianato, la cultura, vengano praticamente soffocate da un commercio che ovviamente è intrinsecamente più redditizio e che quindi fa crescere il costo degli affitti e rende praticamente impossibile avere quel mix commerciale e sociale che all'interno del centro storico noi dobbiamo conservare. Ovviamente questo è un lavoro di cui discuteremo insieme. Ovviamente poi sono stati fatti tutta una serie di eventi, sia diciamo dai mercatini all'Epifania, un programma natalizio molto importante. Abbiamo avuto un Natale con un Capodanno con una presenza in città. Vuol dire che insomma abbiamo avuto molte lettere di congratulazioni, è piaciuto come è stato gestito, per fortuna abbiamo avuto grandi problemi, tantissima gente in città. Chiaramente questo è stato un grande sforzo che è stato fatto dall'assessorato e ovviamente continueremo su questa strada anche per poter fare in modo che la qualità dell'offerta migliori sempre. Abbiamo alcuni alberghi che si apriranno quest'anno e però anche l'offerta alberghiera in città è insufficiente rispetto alla domanda che c'è, quindi questo è un altro tema un po' da affrontare. Un dato positivo è che se noi facciamo un'osservazione delle localizzazioni dei turisti, scopriamo che i turisti vanno a dormire in quartieri dove normalmente nessuno pensava che dormissero i turisti, e questa è una cosa che ci fa molto piacere. Diciamo, i turisti non dormono tutti nel centro storico e nell'area, diciamo, chiamiamolo monumentale della città. C'è una crescita al Vomero, c'è una grande crescita a San Giovanni, c'è una crescita a Ponticelli, abbiamo bed and breakfast e case vacanze che si stanno aprendo anche nella periferia, e questo è un tema fondamentale che noi dobbiamo tendere a questa contaminazione,
a questa diffusione alla città sia delle localizzazioni ma anche del benessere economico che il turismo porta, perché questo significa decongestionare. Ovviamente ci sono dei luoghi che sono diventati super frequentati e super iconici, la sanità, adesso i quartieri spagnoli, però noi dobbiamo aprire ancora di più l'offerta turistica della città e l'offerta di servizi della città, perché questo significa portare riqualificazione, andare ai Camaldoli, cioè abbiamo tanti posti importanti della città che vanno valorizzati, con percorsi naturalistici, recuperando l'agricoltura, cioè diversificando rispetto a quella che è l'offerta tradizionale che noi normalmente facciamo. Su questo noi quest'anno faremo un piano di gestione del turismo, appena avremo tutti i dati, e questo ovviamente lo confronteremo un po' insieme, perché è chiaro che questo fenomeno è un fenomeno importante che va gestito e insomma valorizzato. Un altro punto molto importante sono tutte le attività sportive e quindi il lavoro che è stato fatto come sport. Noi abbiamo un obiettivo di avere Napoli città dello sport, europea dello sport per il 2026. Abbiamo un problema di gestione degli impianti, questo ce lo dobbiamo dire, che qui stiamo cercando di dare una risposta sia con un accordo con le federazioni, quindi che questo è un aspetto molto importante, sia con un nuovo rapporto con i privati di affidamento, sia con la possibilità poi di poter garantire anche una manutenzione più efficace a tutta una serie di impianti sportivi su cui si sta lavorando e che chiaramente richiedono risorse e capacità, diciamo, di gestione. In questi anni tutta la parte degli impianti sportivi è stata un po' penalizzata, cioè nel senso che ha avuto il grande input del lavoro che è stato fatto dalle universiadi, che ha consentito di ristrutturare tutta una serie di impianti. Poi ovviamente c'è tutto il tema di gestione, dove ci vogliono risorse di spesa corrente che sono difficili. Su questo chiaramente si sta facendo un grande lavoro, abbiamo anche risorse del PNRR importanti per ristrutturare alcuni impianti sportivi e costruire un impianto sportivo nuovo e anche per ristrutturare una serie di impianti, e questo ci consentirà di fare delle cose. Abbiamo alcuni stiamo facendo dei progetti per la ristrutturazione anche di alcuni luoghi che sono luoghi più complicati, penso alla piscina Bulgarelli o altre che richiedono un intervento più sostanziale, però c'è un piano di intervento abbastanza intenso, cioè per quanto riguarda le piscine stiamo andando avanti sull'accordo con la FIN per trovare una formula di gestione condivisa che è molto importante, anche per altri impianti si sta lavorando in questa direzione. Non parlo del San Paolo, su cui lo stadio Maradona, perché adesso è argomento, diciamo, critico, nel senso scaramantico. Stiamo facendo una serie di interventi in base all'accordo che abbiamo fatto con la federazione per portare a Napoli la partita della nazionale. Ovviamente là c'è un lavoro che va fatto di manutenzione, di rivisitazione un po' dello stadio, questo è uno dei temi che noi dovremo affrontare in futuro, anche in relazione a quelle che sono le prospettive del Calcio Napoli. Capire quali sono le idee, soprattutto alla luce, ci auguriamo, dei successi sportivi che si possono realizzare. Questo è un tema che discuteremo insieme, perché è chiaro che insomma, lo stadio rappresenta un elemento fondamentale e caratteristico per la città. Un altro punto molto importante sono tutti i punti che sono legati ovviamente alla politica sociale e al welfare. Questo è un tema significativo, importantissimo in una città come Napoli, che ha sfaccettature enormi, che riguarda i problemi della povertà, i problemi del disagio, i problemi del sostegno familiare, i problemi legati all'inclusione, i problemi che sono legati a tutte le tante povertà, dalle povertà educative, abitative, materiali. Si è fatto un lavoro importante, di questo ringrazio l'assessore, come ringrazio tutti gli altri assessori che hanno lavorato in questo anno, le commissioni che hanno dato un contributo molto importante. Io penso che il lavoro delle commissioni di confronto su quelle che sono le politiche attive tra commissioni, assessorato e amministrazione è molto importante, ha dato dei frutti molto significativi. Ovviamente tutto questo lavoro ha significato riuscire a mettere in campo tutta una serie di attività che io insomma sono state essenzialmente legate
a tutti i temi legati all'emergenza, disagio in strada, a tutto il tema degli homeless che ne abbiamo, a un tema che ha una grande complessità, in cui noi dobbiamo coniugare inclusione, sostegno, sicurezza, decoro, quindi un equilibrio molto complesso. Un problema di tutte le grandi città, un problema che va gestito. Ancora ieri la notizia che è di Milano, dove alla stazione ci sono stati degli atti di violenza importanti. Noi abbiamo, col Ministero abbiamo fatto un accordo per il presidio proprio delle stazioni, ma si vede che proprio il fatto di ieri dimostra che solamente il controllo insomma, non può essere una risposta efficace. Stiamo facendo un grande lavoro su Piazza Garibaldi con un presidio continuo insieme alla situazione è migliorata, ma i temi del disagio vanno affrontati non dal punto di vista securitario, vanno affrontati dal punto di vista della capacità di risposta e di inclusione, su numeri molto grandi. Noi abbiamo aumentato ulteriormente i centri di prima accoglienza, rifinanziati i 100 posti letto sulla struttura di accoglienza sia alla Tenda sia a Sant'Antonio La Palma. Abbiamo pubblicato un bando per ulteriori 300 posti letto, ma non si risolve il problema solo con i posti letto. Prima cosa perché molti di senza fissa dimora non vogliono andare in questi luoghi, perché sono luoghi più controllati, sono luoghi dove molti di questi hanno problemi di dipendenza, hanno problemi di psichiatriche, c'è alcolismo, di uso di sostanze, c'è il problema delle coppie, c'è il problema degli animali, c'è un tema molto articolato. Io questo credo che sia una delle emergenze su cui noi dobbiamo lavorare con grande impegno rispetto a questa necessità, che significa dare una risposta a queste persone che poi legate alla povertà hanno sempre più difficoltà. Questo si lega anche agli irregolari, alle persone, diciamo, che non hanno documenti. Su questo il tema dell'accoglienza si incrocia. Noi proprio l'altro giorno abbiamo firmato con l'Agenzia delle Nazioni Unite un accordo molto importante, perché si apre a Napoli un primo sportello unico gestito dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, perché c'è un posto dove chi arriva può avere un'assistenza a 360 gradi, fare i documenti, avere l'assistenza, cioè essere indirizzata sull'assistenza sanitaria, essere indirizzata sull'assistenza educativa se hanno bambini e così via. Questo è venuto un po' dalle esperienze che abbiamo fatto su Emergenza Ucraina, dove abbiamo capito che l'integrazione di queste funzioni è l'aspetto più importante. Noi sull'Ucraina, devo dire, io sono molto orgoglioso come città. C'è stata un'accoglienza per i profughi ucraini importantissima a Napoli. Ho ricevuto una lettera di ringraziamento dal governo ucraino per quello che è successo a Napoli, per come la città abbia accolto queste persone, per come ci sia stata una grande azione non solo delle istituzioni ma delle famiglie e delle associazioni, che ha testimoniato ancora una volta quanto Napoli sia una città accogliente, capace di accogliere chi ha bisogno. Anche quando c'è stato lo sbarco dei migranti, la scorsa 2 settimane fa, 3 settimane fa, c'è stata una grande mobilitazione, una mobilitazione concreta, silenziosa, non propagandistica, che dimostra che Napoli è una città che sa accogliere. Però l'accoglienza non è carità, l'accoglienza è organizzazione. E quindi su questo noi dobbiamo rafforzare i nostri strumenti, dobbiamo rafforzare le sinergie e fare sempre di più perché si possa dare un asilo a chi veramente ha bisogno e a chi veramente ha necessità. È uno sforzo organizzativo importante che non possiamo fare da soli, rispetto al quale il lavoro, anche il sostegno da parte del governo centrale, di quelle che sono le agenzie governative, le agenzie internazionali, è fondamentale. Ovviamente lavoro importante è stato fatto anche su tutti i temi che sono legati alla disabilità, alle disabilità, al sostegno, noi abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo, abbiamo avuto risorse abbastanza significative dal PNRR, che ci consentiranno di migliorare. Su questo bisogna un po' confrontare le idee per fare in modo che questa assistenza, questo sostegno sia sempre più organizzato, più continuo e più organizzato. Sul tema
anche delle pari opportunità. Si è fatto un lavoro importante, si sono riaperti i CAV, noi adesso stiamo proprio vicino alla giornata della donna, e il sostegno alle donne in difficoltà, il contrasto alla violenza di genere è un aspetto molto importante. Noi stiamo facendo un lavoro in maniera trasversale utilizzando i beni confiscati dalla mafia. La nostra idea è di utilizzare questi beni per una serie di servizi sociali, per l'accoglienza dei senza fissa dimora, per il sostegno ai migranti e ai richiedenti asilo, per il sostegno alle disabilità, per i centri antiviolenza, per delle aree di accoglienza per le donne maltrattate. Fare tutta una serie di attività, su questo anche il lavoro della Consulta è un lavoro molto importante, la Consulta delle Elette, tutto un lavoro che fa sì che questi luoghi, che sono luoghi che erano in mano alle organizzazioni criminali, vengano restituiti a una funzione sociale positiva. I primi casi già si sono realizzati, altri ne faremo, e si sta lavorando sulla progettazione di questi interventi. Ovviamente un'attenzione abbiamo per tutto il mondo LGBTQ, perché Napoli nella sua modernità, nella sua postmodernità, nella sua accoglienza è stata sempre il luogo di inclusione, ma io non parlo di inclusione, di convivenza delle diversità. Le diversità nella nostra città sono una forza, e riuscire a parlare con tutti i mondi, dare casa a tutti i mondi e rafforzare la cooperazione e la collaborazione è una grande energia di cui noi abbiamo bisogno. I temi dell'urbanistica sono temi fondamentali per lo sviluppo della città. Abbiamo la necessità di fare un lavoro di rivisitazione che faremo insieme del piano regolatore, partendo dal piano regolatore, da quelle che sono state i suoi elementi fondanti, riguardando quelli che sono i possibili miglioramenti, i possibili aggiornamenti legati al cambiamento delle condizioni al contorno, dal cambiamento del numero di abitanti, delle abitudini delle persone, della possibilità di insediamenti produttivi. Questo è un percorso che faremo nei prossimi mesi. Nel frattempo si è lavorato su una serie di temi che sono dei temi molto importanti. Abbiamo già citato tutti gli interventi di recupero urbano, Ponticelli, i Bipiani, gli interventi, il parco dei quartieri spagnoli, gli interventi su Scampia e su Taverna del Ferro. Abbiamo tutta una serie di interventi del CIS Centro Storico, Galleria Principe, gli interventi su alcuni siti UNESCO, gli interventi sull'OPG, sull'ex OPG, sull'ex Filangieri, interventi su strade, e poi abbiamo l'intervento sul Borgo, su Vergini Sanità, che poi si collega anche alle fontanelle. Abbiamo poi tutta una serie di interventi significativi dal punto di vista infrastrutturale. Un intervento che è il nuovo Santo Bono, che si realizzerà vicino all'Ospedale del Mare, ma poi io quello che ritengo molto qualificante, tutto il lavoro che è stato fatto dalle commissioni e dal Consiglio Comunale sull'intervento su Porta Est, che è un intervento dal punto di vista infrastrutturale fondamentale per il decongestionamento del polo di Piazza Garibaldi. Fare questo lavoro significa per noi risolvere un problema storico che noi abbiamo nella nostra città, che riguarda anche la possibilità di garantire un decongestionamento di Piazza Garibaldi. La conferenza dei servizi è in corso, si dovrebbe concludere entro fine mese, ovviamente seguendo tutte quelle che sono le indicazioni che sono venute al Consiglio Comunale, per poter avviare poi gli interventi anche di finanziamento infrastrutturale dell'area. E questo è un passaggio estremamente importante. C'è un tema molto significativo, che è quello di riprendere un ragionamento sulle politiche abitative della città, perché il tema casa deve essere rimesso al centro delle politiche della città. Questo sarà uno dei focus su cui noi discuteremo, che significa recupero del patrimonio edilizio esistente, ma anche immaginare una nuova politica della casa in città.
Abbiamo ancora tantissime famiglie che chiedono una casa, va ripreso un piano di edilizia economica popolare che garantisca anche non solo di tipo diciamo HERP, ma anche di housing sociale con interventi di tipo agevolato, proprio perché questo può essere un'occasione di recupero urbano di una serie di aree della città dismesse e quindi avere una possibilità di intervento significativo. Concludo parlando degli interventi che sono stati legati di tutto il tema del verde urbano. Sul verde urbano abbiamo trovato una situazione complessa. Uno dei punti diciamo fondamentale è stata la ripresa di un servizio ordinario dalle potature agli sfalci alla gestione ordinaria del verde. No, abbiamo non tante risorse, quindi su questo c'è qualcosa su cui dobbiamo fare di più, però sicuramente noi abbiamo recuperato una serie di spazi che erano spazi insomma importanti. Sicuramente c'è stato portato avanti il programma di ripiantumazione che si sta completando, c'è un programma di riqualificazione dei parchi cittadini, dove abbiamo tre situazioni, alcuni parchi che sono in fase di completamento dei lavori, abbiamo due parchi molto importanti, cioè la Villa Comunale e il Virgiliano, dove c'è la conferenza dei servizi insieme alla sovrintendenza per l'approvazione del progetto definitivo. E poi abbiamo una serie di parchi dove abbiamo i progetti, ma stiamo valutando le risorse perché l'incremento dei costi ha determinato la necessità di una riprogrammazione del sostegno finanziario. Nel 2023 sicuramente inaugureremo alcuni parchi che si stanno completando, per esempio ci auguriamo di inaugurare il parco del gasometro che era fermo da credo da 20 anni per una serie di contenziosi che erano nati tra ditta e comune e di avviare diciamo, le gare e possibilmente i lavori sia al Virgiliano che alla Villa Comunale. Questo è un po' il nostro obiettivo. Ovviamente continuare nel lavoro di gestione dei vari lotti della città, dove poi noi abbiamo anche, insomma, stiamo utilizzando sempre di più lo strumento dell'affidamento a privati anche di alcune aree, e noi adesso sono affidati, insomma, a sponsor privati Piazza della Vittoria, Piazza della Repubblica, la Rotonda Diaz, Mergellina. E sono stati anche insomma, affidati sia Piazza Nazionale che Piazza Carlo III, oltre che tutta l'area dell'aeroporto. Questo è un modo per utilizzare diciamo, il sostegno privato per una gestione del verde pubblico. Ultime, proprio, vado rapidamente a concludere, ricordare una serie di eventi anche complessi che noi abbiamo avuto. Quando parliamo di cimiteri a Napoli non possiamo dimenticare il grande problema del crollo che abbiamo avuto, che è stato quello che un po' caratterizzato quest'anno. È stato un anno, su questo c'è stato un grande sforzo per dare una dignitosa sepoltura alle salme che erano state coinvolte in questo crollo. Lavoro complesso, devo dare atto ai vigili del fuoco che ci sono stati molto vicini. Questa operazione di recupero si è praticamente quasi completata. E siamo riusciti a dare una risposta a un problema che è sorto all'incirca un anno fa, cioè è stato uno dei primi eventi che ha caratterizzato la nostra amministrazione, purtroppo il crollo del cimitero e il di Poggio Reale. Però questo ci fa capire come oggi noi abbiamo un grande tema che dobbiamo affrontare, che è quello della ristrutturazione delle nostre aree cimiteriali, dove abbiamo tantissime cappelle abbandonate, tantissime cappelle che sono gestite dalle di proprietà delle confraternite e di alcune di proprietà privata che non hanno manutenzione da decenni e che creano una condizione di rischio, che è una condizione di rischio che si aggrava sempre di più. Io su questo che penso che insieme all'assessore con le commissioni competenti bisogna fare una riflessione, che non si possono avere spazi
tanti spazi così abbandonati che alla fine rappresentano diciamo, un rischio sia per la sicurezza collettiva, ma anche per la qualità poi diciamo, del culto dei nostri cari. E questo diciamo, è un tema che richiede necessariamente uno sforzo sia finanziario, ma anche di regolazione, insomma, dei rapporti. Quindi anche il regolamento sui cimiteri che è in discussione è importante che venga finalizzato perché significa poter portare a termine un lavoro di cui noi abbiamo estremamente bisogno. Come ultimo punto voglio parlare delle attività culturali. Noi abbiamo cercato quest'anno di avviare tutta una serie di iniziative che incrocino il fabbisogno di cultura della città, la necessità di difendere cioè rafforzare alcuni dei presidi storici della cultura napoletana, dal San Carlo al Mercadante, a tutti quelli che sono i presidi che rappresentano la nostra identità, ma anche avere una politica di eventi culturali diffusi che consentono da un lato la partecipazione della ricchezza culturale della città, dall'altro la valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei luoghi meno conosciuti della città, utilizzando la cultura come veicolo per far conoscere parti non conosciute della città. Riprendere una serie di temi che sono dei temi meno noti dalla cultura scientifica, la cultura sanitaria, diciamo, le culture che vengono da altre parti del mondo, i luoghi minori, le arciconfraternite, e con una serie di eventi che si incrociano poi con la ricchezza musicale, la ricchezza teatrale, la ricchezza audiovisiva che abbiamo in questo momento a Napoli. Napoli è la città d'Italia che ha più produzioni televisive, del resto lo vediamo dappertutto, e ha anche una grandissima ricchezza. Noi abbiamo fatto tutta una serie di eventi, io volevo solo ricordare che alcune degli eventi che abbiamo fatto lo scorso anno, da Murari alla Festa della Musica, all'Estate a Napoli, a Fabulazioni, e altri Natali che sono state Wanema, il Napoli misteriosa e Sacra e misteriosa, tutta una serie, abbiamo avuto diverse centinaia di migliaia di partecipanti e centinaia di eventi che sono stati distribuiti in tutta la città, proprio con l'idea di avere una città policentrica che viva di attività economiche ma anche di attività culturali non solo nel centro storico ma in tutti i centri della città. Uno sforzo importante, uno sforzo significativo che richiede ovviamente un impegno continuo ma anche diciamo, una sempre maggiore condivisione. Quest'anno ripeteremo le iniziative che l'anno scorso hanno avuto maggior successo, le arricchiremo ulteriormente. Abbiamo tanti eventi musicali importanti che sono anche eventi un po' di cartello, immaginiamo i Coldplay allo stadio Maradona o una serie di concerti a Piazza Plebiscito, da Alessio a qualche altro che pure fa questi concerti, ma anche allo stadio Maradona abbiamo altri eventi. C'è grande interesse a venire in città, grande interesse a stare in città, anche questo rappresenta un fattore di ricchezza e un fattore di diciamo, di vita, oltre che di economia, perché tutti questi eventi significa portare risorse in città, significa portare spettatori, persone che spendono, persone che frequentano i nostri alberghi, che conoscono i nostri territori. Ovviamente la cultura è uno dei grandi asset di Napoli, è uno dei punti su cui noi dobbiamo sempre più investire. Ma deve essere una cultura che oltre a mantenere un'asticella alta, una grande qualità, deve essere anche una cultura che abbia un impatto sociale. Fare cultura a Napoli non è come fare cultura in qualche altra parte d'Italia, perché Napoli è una realtà particolare. Io voglio riportare, concludo con questo, un piccolissimo esempio che però credo sia molto significativo di quello che deve essere il nostro senso di fare cultura a Napoli. L'altro giorno ho partecipato a un'iniziativa della Fondazione San Carlo che ha sviluppato un progetto di inclusione al lavoro
di persone che stanno uscendo dal carcere. Quindi nel San Carlo sono stati formati delle persone che sono in condizioni di semi-libertà per delle attività di attrezzista, di elettricista, per le attività di palcoscenico. Sono stati degli attestati professionali, sono state anche assunte a tempo determinato 4 persone. Questo è il senso di quello che deve essere quella cultura a Napoli, una cultura di grande qualità, una cultura che è in grado di rispettare la nostra tradizione, ma non una cultura dei pochi, deve essere una cultura dei pochi, che deve essere una cultura dei molti, che sia in grado quindi di accoppiare il senso del bello e il senso della competenza con il valore dell'inclusione. E questo credo che sia il grande senso di Napoli, della nostra città. Abbiamo lavorato tanto quest'anno, alcune cose sono riuscite meglio, altre potevano andare meglio. Sicuramente abbiamo rimesso in carreggiata la città, questo è un obiettivo importante che noi ci prefiggevamo all'inizio. Adesso dobbiamo percorrere questa strada in maniera diritta, cercando di accelerare sempre di più. Io penso che lavorando insieme riusciremo a fare delle ottime cose per Napoli. Grazie.